Raga, io sono ufficialmente sotto shock. Non ho parole. Ma te sei fidanzato. Ci devi dire qualcosa. Cioè, cosa? Perché perché lo sapevo tramite Instagram. Mi sento così vittima del ventunesimo secolo. Facci sapere tutto. Sono in treno perché sto andando a Salerno. Quindi questi due giorni non metterò storie reali e userò solamente le storie che ho pre-registrato con Lorenzo. Raga, vi giuro, non ce la faccio più a fare sta cosa. Non pensavo, quando ho deciso di fare questo video, che mi sarei sentito così in colpa. Ciao a tutti, bentornati sul canale, che questo è un nuovo video. Ciao. Iscrivetevi, andate a seguire su Instagram, mettete mi piace, commentate, eccetera eccetera. Io non so veramente come iniziare questo video e non potete capire la mia felicità nel girarlo. Ma vi spiegherò tutto, vi farò vedere tutto, anche quello che è successo nei vari giorni, perché ho girato delle clip di quello che succedeva, delle persone che mi scrivevano, eccetera eccetera. Quindi vi documenterò tutto, perché quello che ho voluto fare effettivamente è stato un po' un esperimento sociale. E fra l'altro veramente volevo ringraziarvi, perché è stata una settimana pinta per me, ma sicuramente più per voi. E non voglio che vi sentiate presi in giro, sono sicuro che ci rimarrete male, perché mi sono sentito in una bolla d'amore gigantesca. L'affetto, l'amore, la felicità che mi avete mandato, perché veramente pensavate avessi trovato la persona giusta, è stata una cosa indescrivibile. Le uniche persone che sapevano tutto quanto questo esperimento sociale che volevo fare erano mia madre, Deborah, Eleonora e Ale, se non mi sbaglio. Io non ho parlato con mia madre, non ho parlato con Deborah e Eleonora, cioè ero scioccato. Io quasi non volevo dirvi che era tutto quanto per un video, perché avevo troppa paura che ci restaste troppo male. E so sicuro che sarà così. Ma comunque andiamo avanti. Ah, piccola parentesi, se ancora non avete preso la vostra maglietta scandalo, chiedetela, perché altrimenti non siete nessuno. Il canotto è assolutamente tanto bello che le sto usando veramente tipo ogni giorno, soprattutto adesso che posso farle vedere. Adoro. Prendete la vostra. Trovate il link per prendere la vostra maglietta e scandalo qui sotto nell'info box. L'idea nasce da un video che ho visto di una ragazza che faceva questa tipologia di video e ho pensato: chissà che cosa succede se lo faccio io, che sono la persona più sfigata in amore in territorio nazionale italiano e pure quasi internazionale e intercontinentale. E quello che è successo mi ha letteralmente sconvolto, nel senso che non me lo aspettavo. Ma partiamo proprio dall'inizio. Quando ho deciso di fare questo video ho interpellato un ragazzo mio conoscente stretto, possiamo dire forse amico. Vi dico solamente che io ho dovuto smettere di seguirlo su Instagram. In più io vorrei veramente chiedere alle persone come hanno fatto a credermi che io abbia trovato la persona giusta. Io pronto. Io. È stata una settimana in cui mi sono sentito una persona falsissima, in cui mi sono sentito veramente una merda. Cioè, perché non ho mai fatto né video né cose false sui social, quindi in più con la reazione che c'è stata, raga, vi giuro, mi stavo a sentire male. Ecco, magari mi sono divertito a farlo come scherzo ai miei amici, anche perché dal giorno alla notte, cioè il giorno prima io ho fatto delle storie contro i casi umani e il giorno dopo boom, pam, fidanzato. Vabbè raga, fate come pare. Quindi chiedo a questo ragazzo, Lorenzo, di vederci un giorno, in modo tale che in quel giorno avremmo girato tutte le storie che io avrei caricato in 7 giorni consecutivi e una foto che avrei messo poi su Instagram, che è stata poi la foto del reveal. La settimana è cominciata il giorno che sono tornato da Cagliari. Quando sono tornato a Roma, la sera stessa ho messo 2 storie che ovviamente hanno lasciato molto intendere e io sono rimasto sconvolto dalle condivisioni e le risposte che ho avuto a quella storia. A questa storia ho avuto più di 965 condivisioni e 692 risposte. Che raga, cioè, so bene Rodriguez, per me sono dei numeri abbastanza importanti. Vi ringrazio. No, raga, vabbè. Io che fugo dai casi umani che continuano a perseguitarmi nella mia vita. Raga, non avete capito la reazione della mia migliore amica? Perché non l'ho detto neanche a lei che stavo facendo questo video. Mi ha detto che torna questa domenica. Io le ho detto questo. Io sto fuori martedì e mercoledì. Te devo raccontare perché, bella mia. Sarò martedì e mercoledì a Salerno per altri motivi. E nel frattempo in realtà dovrei essere qui a Roma e mettere le storie con Lorenzo. Oddio, raga, ma è complicato. Ma ragazzi, vi giuro, mi sto sentendo male. E mi ha chiesto con chi. E le ho inviato praticamente l'anteprima della foto che poi metterò su Instagram. E mi ha fatto, raga, le domande da migliore amica. Dove vive? Quanti anni ha? Come mette le foto sui fidanzati? Non dice niente, raga. Vi giuro che ha avuto la reazione che mi aspettavo da lei. Dopo che gli ho inviato la foto ha sclerato ovviamente. Io, raga, sto rileggendo sta chat per sa far sentire male. E soprattutto di che segno è. Prima le priorità. Da quanto avanti sta cosa, lo spavo ti chiamo per forza. Credetemi, eh.
Amo, andrà avanti una settimana perché è uno scherzo. Regà, la sua faccia, sono caduto dalla sedia, ve lo giuro. Il giorno dopo che ho caricato queste storie, carico il post Instagram. E subito, ma nel momento stesso in cui ho caricato una foto, il mio Instagram è letteralmente impazzito e io sono rimasto scioccato. Sono ufficialmente sotto shock. Non ho parole. Ho caricato la foto 18 minuti fa. Questo, cioè, sono scioccato, raga. Ma i commenti sono tutti bellissimi, raga. Mi stai rimandando anche un botto di roba nelle storie, come DM. Non ho veramente parole. Vi giuro, cioè, non so dove iniziare a leggere. Sarà perché magari non sono abituato a dei numeri così alti di commenti o di like. E sarà che forse voi non eravate abituati a vedermi così. E dopo essermi lamentato per anni sui social, finalmente avete visto che avevo trovato una persona. Ma ragazzi, in 24 ore la foto è arrivata a 30.000 like. E una cosa indescrivibile di commenti. E ad oggi la foto è arrivata a 32.531 like e 1.828 commenti. Tutto questo cioè, ha della pazzia e non c'è stato neanche un commento brutto. Ovviamente ho suscitato un po' di interesse nella situazione perché non ho taggato, quindi nessuno sapeva chi fosse questo mio ipotetico ragazzo, che è Lorenzo, adesso lo sapete, si chiama Lorenzo, che trovate qui sotto il suo link Instagram, perché poi tanti sono stati i commenti riguardo al suo aspetto fisico, ma proprio tanti. E nei commenti che appunto non sono stati negativi, anzi sono stati dei commenti meravigliosi, quelli che mi avete scritto in direct, quelli che mi avete scritto sotto al post, ma c'è stata gente che io non so come l'ha trovato e io ho dovuto smettere di seguire Lorenzo perché la gente lo stava trovando. E c'è stata gente che gli ha pure scritto in chat a Lorenzo, regà. Gli hanno scritto. A volte io mi stupisco delle mie stesse capacità di stalking, ma fidatevi che mi avete messo paura pure voi, ma fidatevi. Allora, questi sono tutti quanti i video e tutte quante le foto che abbiamo girato il giorno in cui ci siamo visti. Il giorno ho pensato, metti caso io durante la settimana faccio una sezione delle domande e mi fanno delle domande al riguardo, il che è più che molto probabile. Fammi fare un qualcosa che almeno tappa il buco. Comunque, ragazzi, sta essendo veramente molto difficile. Quindi ho fatto uno stampe del video che vi ho fatto vedere prima, che voglio mettere su Instagram con appunto la sezione domande. Così oggi caricherò i video di quella, cioè di quel momento là. Allora, qua ci chiedono come ci siamo conosciuti. Io, no, vabbè, sostanzialmente batteva i pezzi, non mi sono c***o, poi ho battuto i pezzi io, e cose strane, alla fine, giustamente, sono vertivo, ho un cervello, mi si è presa, ho fatto la scelta giusta. Allora, come vedete sono in casa mia e sto mettendo delle storie in cui sarei ipoteticamente a casa del mio ragazzo. Dopo che ho messo la foto di prima con la sezione fammi una domanda, effettivamente mi hanno chiesto, giustamente, come posso ben capire, come ci siamo conosciuti io e Lorenzo. Però prima avevo il cappello nella foto e nel video di prima e adesso sto mettendo questa storia in cui rubo i vestiti a Lorenzo, come penso un giorno farò con mio ragazzo. Sempre ammesso e concesso che io ne abbia mai uno. Visto che prima ho messo quella col cappello, adesso mi sto inventando una cosa che tecnicamente sta scrivendo Lorenzo per giustificare il fatto che non abbia il cappello. Molto a caldo, raga. Io non pensavo, quando ho deciso di fare questo video, che mi sarei sentito così in colpa, perché le persone sono felicissime per me. Sento di avere una community fantastica, delle persone stupende che mi seguono e che vogliono veramente il mio bene, che io le sto prendendo in giro, ma cioè, è un esperimento sociale, perdonatemi, vi prego. Io penso che comunque come esperimento sociale sia riuscito per diverse cose. Innanzitutto, non so come avete fatto a credermi, perché veramente dal giorno alla notte che mi fidanzo, non sapevate niente, boh, vabbè, ok. In secondo luogo, sono stato molto bravo io a nasconderlo, e questo vi dimostra che se si vuole sui social si può fingere di essere una cosa che non si è, e penso di avervelo dimostrato per 7 giorni. E forse io mi sono sentito così tanto in colpa e con la coscienza sporca, perché non sono quel tipo di persona e non mi è piaciuto neanche farlo. Ma ormai questa cosa è stata fatta e dopo aver messo il post una spiegazione vi andava data. Ma comunque mi sento in grandissima difficoltà a fare questo video. Successivamente mi ha scritto anche mia sorella, perché neanche mia sorella lo sapeva di tutto quanto ciò. Immaginatevi, praticamente aprite cielo. Esperimento sociale che tocca ai primi amici. Ma te sei fidanzato? Ci devi dire qualcosa. Cioè, cosa? Perché non perdi lo se tu Instagram? Mi sento così vittima del ventunesimo secolo. Facci sapere tutto. Ok, siamo al giorno 5. Sono quasi le 9. Io sono in treno perché sto andando a Salerno. E ovviamente non potrò mostrare niente sulle mie Instagram stories o neanche mettere una foto. Che teoricamente sono a Roma con il mio ragazzo. Quindi questi 2 giorni non metterò storie reali e userò solamente le storie che ho pre-registrato con Lorenzo. Raga, vi giuro, non ce la faccio più a fare sta cosa. Io caricherei questa. Ah no, questa l'ho già messa, vedete, già stavo a fare una gaffa. Quindi devo mettere questa.
Ok, non sapevo che altro scrivere. Ripassiamo e carichiamo. Il problema adesso è che a me è rimasto ben poco di storie girate o di foto che abbiamo fatto. Anche perché io del post che ho caricato ho girato anche delle storie quel giorno che devo ancora mettere. Quindi può essere che qualcuno, quando metterò quelle storie in questi due giorni, capisca che è troppo strano che io ho già messo una foto con degli outfit e dopo 5 giorni metto delle storie con gli stessi outfit. Un'altra cosa che mi ha fatto pensare è stata l'escandalo di questo mese, che se non avete ancora visto vi lascio qua, andatelo a recuperare. Per quanto riguarda la faccenda Francesco Chiofalo, Antonella Fiordelisi e Selvaggia Roma, mi ha fatto veramente pensare che sui social, spoiler perché non avesse visto il video, praticamente Antonella e Francesco avevano iniziato una relazione solamente per, boh, per acchiappare like, non so in realtà con quale scopo. Avevano iniziato una relazione social quando in realtà non stavano insieme, ed è una cosa che per me è assurda. E mi sono ritrovata a scoprire questa cosa mentre io la stavo facendo, e non so esattamente loro come abbiano fatto a sentirsi in colpa, anche se poi alla fine si sono messi insieme, a quanto pare. Quando poi ho fatto tipo sezione domande, o anche in generale mi sono arrivati dei direct dopo il settimo giorno, quindi io dopo il settimo giorno non ho più ovviamente caricato né storie né foto con lui, perché? Perché la sfida era farlo solamente per 7 giorni. Mi sono ovviamente arrivati commenti: ma vi siete lasciati? Ma dov'è il tuo ragazzo? Eccetera eccetera. Quindi ragazzi, adesso sapete cosa è successo. Ma sono comunque riuscito a farvi credere che questa cosa fosse tutta quanta vera, perché sono una persona a organizzare e so fare le cose, questo è poco ma sicuro. Ok raga, sono qui con Lorenzo, presunto fidanzato finto di questa settimana. Grazie. Trovate il suo link qua sotto, perché sto volando a sbirciare, perché non l'ho taggato e tutti quanti impazziti sicuramente. Perché cioè, ringrazio pubblicamente Lorenzo che si è sottoposto a questa. Ma che tortura, cioè, nel senso, sarà sicuramente è stato un piacere essere il mio uomo, più che un piacere direi. Qua non c'è piove. Non c'è piove. Come sarà questa esperienza? No, è stato divertente, non l'avevo mai fatto. Perché essere il mio ragazzo, oltre ad avere una grande fortuna per il mio aspetto. Pure mangiato un gelato gratis. Esatto, gli ho offerto il gelato, ortacci, vedi che ce l'hai, vabbè, tu grazie i gelati, vabbè. Gli è andata bene perché sono simpatico, sono bello, quindi non so perché sono single, ovviamente, vabbè. Ciao, fammi sapere che cosa pensavate, se siamo carini, cioè se era fattibile, era credibile la situazione, cioè ci avete creduto un minimo che esteticamente, perché dai alla fine è atto. Sì, però tu non sei abituato. Detto questo, spero che in questo momento voi non mi odiate, veramente, spero che non mi odiate. Dovremmente tantissimo ringraziarvi del supporto che mi date costantemente. Dopo quello che ho letto, siete veramente, ho veramente una community fantastica. Questa cosa mi ha sicuramente fatto capire e insegnato che le persone che mi seguono e tengono a me e stanno crescendo insieme a me, quindi... Però sono veramente contento di quello che sto creando sui social, perché penso che sia una cosa veramente reale e papabile, dato l'amore che mi avete dimostrato. Quindi niente, io vi ringrazio ancora, vi ricordo che ci vediamo molto prima di quello che pensate con un prossimo video. Iscrivetevi e iscrivetevi, commentate, mettete un pollice in su, andatemi a seguire su Instagram, perché io sono il vostro Vangelo e il Vangelo va letto dalla prima pagina all'ultima. Più che ci vediamo nel prossimo video, ci vediamo alla prossima messa. E niente...